Salve a tutti ragazzi, quest'oggi andiamo a fare il fegato alla veneziana. Andiamo a vedere subito gli ingredienti. Per due persone abbiamo bisogno di 400 g di fegato, 3 cipolline, 2 foglioline di alloro, una tazzina di vino bianco, del sale e dell'olio extravergine d'oliva. Ora andiamo a preparare. Per prima cosa ragazzi abbiamo fatto un fondo di cipolla e di olio, al quale andiamo ad aggiungere un pizzico di sale, giriamo. E andiamo ad aggiungere anche delle foglie di alloro per dare sapore al nostro fegato alla veneziana. Giriamo, facciamo stufare, siamo già avanti di 30 secondi e aggiungiamo un po' di vino bianco. Fiamma alta e facciamo evaporare l'alcol. Diamoci un altro minuto di tempo e dopo andremo ad aggiungere la nostra carne. Andiamo ad aggiungere il fegato alla cipolla e all'alloro. Questi sono degli straccettini, quindi hanno un tempo di cottura più breve. Iniziamo a girare. Dobbiamo salare anche la carne. Giriamo e facciamo andare per almeno 5-7 minuti. Ragazzi, sono passati 4-5 minuti, siamo quasi a metà cottura. E andiamo ad aggiungere un'altra gocciolina d'olio. Siamo generosi, giriamo e poi un pizzico di pepe. Giriamo ancora. Diamo altri 2-3 minuti di cottura e poi ci vediamo con il risultato finale. Ragazzi, dopo 10 minuti abbondanti, siamo a fiamma spenta e questo è il nostro fegato alla veneziana. Andiamo ad aggiungere un'altra goccia d'olio. Giriamo e poi andiamo ad impiattare e vi faremo vedere il nostro risultato finale. Questo è il mio fegato alla veneziana. Alla prossima e buon appetito!